Un concerto per integrare le persone con disagi psichici e disabilità mentali, una serata per fondere musica e solidarietà, amicizia e umanità, si è tenuto nel teatro di Villa Torloni a Roma, il primo degli appuntamenti di Tracce Sonore, il servizio di Daniela Bruni. Le armonie della musica per far assaporare la gioia dell'integrazione, migliorando la propria capacità di stare nel gruppo, così come nella società, senza timidezze eccessive, sperimentando le proprie attitudini nel mettersi alla prova. E questo è il risultato del concerto Tracce Sonore, per integrare le persone con disagi psichici e disabilità mentali, ideato e prodotto per il secondo anno dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, in collaborazione con la ASL Roma E, realizzato grazie a un finanziamento del Comune di Roma. Abbiamo lavorato sia sull'aspetto ritmico e quindi sull'uso di strumenti vari, che sull'aspetto della vocalità, cercando di lavorare quindi su tutte e due i parametri musicali. Attraverso la musica sono riusciti a portare avanti una loro capacità relazionale che in precedenza non era molto evidenziabile, quindi è un progetto che ha una sua funzionalità ed è veramente molto efficace. Il tema portante musicale di questa edizione è la musica da film. La musica si dipana tra parole e immagini, lasciando tracce e impronte nel vissuto, costruendo un ponte tra significato e ricordo, un collegamento che significa contatto e integrazione col mondo.